dati certificano che il turismo è ripartito bene. Per farla semplice ma chiara, in Piemonte nell'estate 2021 sono venute più persone che nel 2020 e si sono fermate di più. E alla domanda se sono state contente hanno risposto positivamente all'87%, alla domanda tornerete in Piemonte hanno risposto positivamente il 97% e soprattutto, visto che il turismo è un'industria, il turismo è fonte di lavoro, hanno speso di più rispetto allo stesso periodo estivo dell'anno scorso. Un incremento fortissimo del turismo straniero, che l'anno scorso naturalmente era fermo a causa del Covid, una conferma del turismo italiano delle regioni vicine, ma soprattutto numeri che ci dicono che più persone vengono in Piemonte, sono contente del nostro Piemonte, e non ce lo diciamo solo noi, ma ce lo dicono innanzitutto i numeri dell'Osservatorio Regionale del Turismo, e ce lo dice una delle più grandi fiere, la Fiera di Rimini, che si è appena conclusa qualche giorno fa, è una fiera del turismo internazionale che si svolge nel nostro paese, dove la Regione Piemonte ha preso un premio, ha preso il premio come miglior regione d'Italia per recensioni. Le recensioni sono quelle che fanno gli utenti, i turisti, per quanto riguarda l'offerta turistica enogastronomica nel 2021. Quindi abbiamo le migliori recensioni tra tutte le regioni italiane. Sono tutti numeri importanti, numeri che ci fanno capire che la strada è quella giusta. Come lavorerete per rafforzare questa tendenza? Lavoreremo con un metodo scientifico, questo è anche uno dei motivi per cui alla mia destra c'è il nuovo presidente di Visit Piemonte. Visit Piemonte è la società regionale che rappresenta mente e braccio del turismo piemontese, ci permette, nella figura di Beppe Carlevaris come presidente, di avere una guida tecnica, perché il turismo è una scienza, non si può improvvisare sul turismo, è una professione, ci vuole la dovuta esperienza. Quindi continueremo naturalmente con gli investimenti nei paesi che tradizionalmente rappresentano il nostro serbatoio turistico, Nord Europa con un focus importante che stiamo facendo, ma soprattutto guardiamo con grande interesse alla riapertura dei voli intercontinentali, avete visto cosa sta succedendo dagli Stati Uniti, che ci permetteranno, già dalle ricerche che su Google si fanno, di dire che da aprile 22 torneranno massicciamente anche gli americani sul territorio piemontese.